Allora, per la lezione di oggi vi serve la pallina da tennis, la palla di spugna o anche il cuscino se non avete una palla di spugna. Poi vi servirà il solito tappetino oppure appoggiate la sedia su un tappeto, su un asciugamano grande. Insomma, mettete la sedia in un posto dove avete qualcosa sotto i piedi che vi isoli dal pavimento e contemporaneamente qualcosa che non vi faccia scivolare la pallina quando lavoreremo poi. La sedia la mettete in un posto dove intorno non avete niente in cui potreste andare a sbattere. Cercate per favore di usare una sedia senza braccioli e scegliete già una sedia che vi permetta di stare con i piedi bene appoggiati a terra, anche quando lavoreremo con la schiena contro lo schienale. E il sedere scivolato in avanti, dovete essere in grado di appoggiare bene i piedi a terra. Se i piedi a terra non ci arrivano, o trovate una sedia più bassa, oppure trovate qualcosa da infilare sotto i piedi. Quello che andate ad infilare sotto i piedi deve essere o un pezzo unico su cui appoggiare entrambi i piedi, oppure se prendete qualcosa come due libri, per esempio, dovete cercare due libri che siano alti esattamente uguali, in modo da avere i piedi sempre alla stessa altezza. Poi, per oggi non vi servirà nient'altro, quindi vi lascio 2 minuti di tempo per recuperare tutto quello che vi serve. Rimaniamo con il video che va avanti, voi recuperate quello che vi serve se non l'avevate già a portata di mano e tra 2 minuti esatti cominciamo a lavorare.
Va bene, quindi siamo pronti per cominciare la nostra lezione. Volevo ricordare alle persone che non stanno seguendo la lezione su Facebook, ma la stanno seguendo sulla nostra piattaforma, di cui poi vi parlerò, che devono assolutamente chiudere il microfono, perché altrimenti il loro audio copre la mia voce e quindi gli altri partecipanti alla lezione non sentono le mie indicazioni, ma sentono le vostre chiacchiere domestiche. È anche una questione di privacy. Allora, le solite regole prima di cominciare la lezione. Ricordatevi per favore che in qualsiasi momento vi doveste sentire particolarmente stanchi o affannati o avere una sensazione come sgradevole di giramento di testa, di vertigini o quant'altro, dovete interrompere l'esecuzione dell'esercizio e, se stiamo lavorando dai piedi, sedervi e riposarvi. Qua stanno parlando. Se dopo aver riposato vi sentite di riprendere, ricominciate tranquillamente a fare gli esercizi. In caso contrario, potete considerare la lezione per oggi terminata e potete andare a ripescare poi l'altra parte della lezione direttamente o dalla pagina Facebook o sempre dal canale YouTube. Allora, altra piccola indicazione, eseguiremo degli esercizi sia da in piedi che da seduti. Vi ricordo che nel momento in cui io faccio degli esercizi da in piedi e voi non ve la sentite di farli da in piedi oppure non avete la possibilità di alzarvi in piedi, li potete tranquillamente eseguire nella maggior parte dei casi da seduti, perché vi proporrò delle alternative. In qualsiasi momento però ricordatevi che la sicurezza viene prima di qualsiasi altra cosa. Quindi valutate molto attentamente le vostre possibilità e il vostro stato di affaticamento nel corso di questa lezione. Allora, iniziamo con il solito automassaggio del piede a terra con la pallina. Appoggiate la pallina a terra e cominciamo a massaggiare la pianta del piede facendo scorrere la pallina in avanti e indietro. Ricordatevi che questa prima fase è una fase di preparazione, di riscaldamento, e che quindi ciò che dobbiamo maggiormente ricercare è un movimento abbastanza rapido e leggero che ha lo scopo di riattivare la circolazione del sangue nei piedi e in particolare anche di risvegliare un pochino la sensibilità cutanea nei piedi. Ora, lo stesso identico lavoro lo andiamo a fare con l'altro piede e mentre facciamo questo massaggio vi chiedo di cominciare a fare attenzione al corpo ed in particolare alla postura che state tenendo. Dovremmo essere seduti sulla parte davanti della sedia, cioè senza appoggiarci con la schiena allo schienale. Questa richiesta arriva dal fatto che stando in questo modo la muscolatura del tronco già si attiva per cercare di sostenerci e quindi già abbiamo un lavoro di tonificazione dell'addome e della muscolatura della schiena che fa quello che abitualmente dovrebbe essere il suo compito, cioè tenere la colonna vertebrale diritta ed eretta contro la spinta della gravità. Ora facciamo lo stesso lavoro di massaggio della pianta dei piedi, ritornando dal primo piede e appoggiando un piede sopra l'altro e poi massaggiando entrambi i piedi. In questo modo avremo un pochino più di appoggio, di spinta decisa sopra la pallina e quindi potremo andare a lavorare un pochino di più a fondo la muscolatura rispetto a quanto facevamo un attimo fa. Una piccola attenzione: vi ho chiesto di stare seduti senza appoggiarvi contro la spalliera e ora vi chiedo anche un altro piccolo pezzo, e cioè quello di sentire bene i glutei bene appoggiati sulla sedia. Vi faccio un'altra piccola nota mentre cominciamo a massaggiare l'altro piede nello stesso modo. Tenetevi a portata di mano, se c'è qualcuno a casa che vi può supportare in questa cosa, una bottiglia d'acqua naturale o qualche cosa da bere, perché oggi è una giornata, la prima giornata un pochino calda e potreste aver bisogno di bere durante la lezione. Continuiamo però il massaggio del piede con un piede appoggiato sopra l'altro. Io recupero la mia acqua. Quindi teniamocela a portata di mano, perché quando arrivano i primi caldi, idratarsi correttamente è importante per evitare di avere dei crampi.
Ora interrompiamo il massaggio del piede e appoggiamo entrambi i piedi sul pavimento. E in questa posizione torno a chiedervi un attimino di attenzione a come siamo seduti. I glutei dovrebbero appoggiarsi entrambi in maniera uguale sulla sedia. Questo significa che se io in questa posizione chiudo un attimo gli occhi e sposto l'attenzione sul corpo, quello che dovrei sentire è il gluteo destro appoggiato sulla sedia esattamente come il gluteo sinistro, come se io potessi suddividere il peso del mio corpo esattamente a metà, metà su un gluteo e metà sull'altro. Ora, sempre in questa fase vi chiederò anche di guardare o di ascoltare il modo in cui avete appoggiato i piedi sul pavimento. I piedi dovrebbero essere a una larghezza tra di loro pari a quella dei fianchi e entrambi i piedi dovrebbero essere bene appoggiati per terra, dalle dita fino al tallone. Adesso, proprio dai piedi, partiamo con il prossimo lavoro. Lasciando le braccia rilassate lungo il corpo, cominciamo a sollevare da terra prima un tallone e poi l'altro, in un movimento che è abbastanza ritmico, ma che in questo momento non pone particolare enfasi su nulla. Mentre i piedi lavorano in questo modo, noi ci prendiamo il tempo di riverificare ancora se siamo seduti belli dritti con la schiena. Ora, mano a mano che io faccio questo movimento e comincia a risvegliarsi la circolazione nelle caviglie e le dita dei piedi cominciano a mobilizzarsi, posso invece cominciare a mettere un pochino più di cura nel movimento e quindi lavorare sollevando bene il tallone da terra e, in maniera direttamente corrispondente, piegare sempre un pochino meglio le dita dei piedi. Ora, da questo punto inizio un piccolo blocco di esercizi che faremo da in piedi. La cosa che vi ricordo, come sempre, è che se potete e se ve la sentite di alzarvi in piedi, la sedia ci aiuterà come sempre per tutte le questioni relative all'equilibrio. Prendete già da ora la pallina perché sarà il nostro primo attrezzo da in piedi. E poi ci alziamo e andiamo a portarci dietro la spalliera della sedia. Allora, ora che siamo in piedi dietro la sedia, possiamo appoggiare la pallina sul pavimento e con le mani appoggiate alla spalliera della sedia possiamo cominciare a massaggiare la pianta del piede a terra. Ora io sposterò la sedia di modo che voi possiate vedere meglio quello che sto facendo. Io premo gentilmente con il piede sopra la pallina e contemporaneamente la faccio rotolare. E nel farla rotolare vado proprio a fare un lavoro sulla muscolatura della pianta del piede. In questo modo possiamo cominciare a portare l'attenzione sulla fascia centrale della muscolatura, proprio quella fascia dove c'è l'incavo del piede e che è quella che solitamente è un pochino più soggetta a problemi di contratture, quindi che magari è un pochino più fastidiosa. Lo stesso lavoro lo facciamo poi con l'altro piede. Ricordatevi di tenere le mani appoggiate alla spalliera della sedia, anche solo per darvi un supporto, chiamiamolo emotivo, psicologico alla posizione. Se io mi appoggio, posso dedicare tutta la mia attenzione all'esecuzione del movimento di massaggio. Altrimenti, se il mio equilibrio non è dei migliori, che cosa accadrà? Che passerò parte del tempo e dedicherò parte dell'attenzione a cercare di capire come fare a stare in equilibrio e quindi, in maniera conseguente, toglierò attenzione al lavoro di massaggio. Quindi, questo per dirvi che non dovete farvi assolutamente un problema nello stare appoggiati alla spalliera della sedia, cioè non è un'onta doversi appoggiare. Ora, quello che faremo è un secondo lavoro di massaggio del piede, separando bene i piedi uno dall'altro, tenendoli questa volta addirittura un pochino più larghi della misura dei fianchi, andiamo a dondolare il peso da un piede all'altro. Quando portiamo il peso verso il piede dove c'è la pallina, buttiamo fuori l'aria, mentre quando spostiamo il peso dall'altra parte, respiriamo. Vi chiedo ora di rallentare il movimento in maniera da seguire maggiormente il ritmo della respirazione, e cioè
Quando vado con il peso del corpo sopra la pallina, butto fuori l'aria e teoricamente sto qua fino a che non ho finito di buttare fuori l'aria, poi mi sposto. Ogni volta che porto il peso sopra la pallina, cerco di andare a pigiare la pallina con un punto un po' diverso della pianta del piede, in modo che alla fine dell'esercizio sarò andato a pigiare un po' tutti i punti della pianta che riguardano l'avampiede, la parte centrale e il tallone. Ora, passiamo la pallina dall'altra parte. Prima di partire, verificate ancora una volta di avere i piedi paralleli tra di loro e un pochino più larghi della misura dei fianchi, e poi ripartiamo con il movimento di oscillazione da un piede all'altro, ricordandovi l'importanza della respirazione. Proprio cominciate a portare l'attenzione sul respiro, perché durante la lezione spesso vi dirò che dobbiamo adattare il ritmo del movimento del corpo al ritmo della respirazione. Nella ginnastica, diciamo quella tradizionale, si tende a fare un discorso inverso, si dice butta fuori l'aria quando fai questo movimento. Invece qui spesso, molto spesso, quasi sempre vi chiederò: fai questo movimento quando butti fuori l'aria. Quindi tra le due richieste, quella che comanda, quella regina, è la respirazione. Allora, togliamo pure la pallina da sotto il piede adesso e come sempre vi ricordo di metterla via in un posto dove poi non rischiate che vi rotoli nuovamente in mezzo ai piedi. La sedia noi ce l'abbiamo sempre di fronte, io mi metto di lato così potete vedere meglio quello che sto per fare, e adesso facciamo un esercizio che può essere fatto indipendentemente da seduti o da in piedi. Se state in piedi, ricordatevi di stare con il corpo abbastanza vicino alla spalliera della sedia. Appoggiamo le mani e poi cominciamo a sollevare un tallone alla volta da terra, andando a alzare bene il tallone e contemporaneamente a piegare bene le dita. E cerchiamo, per chi è in piedi, di arrivare a un certo punto dove ho tutti e due i talloni sollevati da terra e trovo un attimo di equilibrio prima di scendere. Quindi salgo e poi scendo, salgo e poi scendo. La cosa importante è tenere la zona addominale, sia che siate seduti che siate in piedi. Se non avete la muscolatura dell'addome che fa il suo lavoro quando siete seduti, rischiate di cominciare a oscillare in avanti e indietro con il busto, e addirittura dai piedi accade che non c'è equilibrio perché la fascia dell'addome non garantisce stabilità. Ora modifichiamo il movimento e andiamo a lavorare con tutti e due i piedi simultaneamente. Salgo e scendo. Se state lavorando da seduti, quando sollevate i talloni, fate un attimo di pausa con i talloni su per forzare, per modo di dire, la mobilità della caviglia. Se state lavorando invece da in piedi, cercate il momento di sospensione quando siete su, a dimostrazione del fatto che avete cercato l'equilibrio e che l'avete anche trovato. Ora, riappoggiamo tutti quanti i talloni a terra. Da in piedi o da seduti il movimento è lo stesso. Partiamo con i piedi alla larghezza dei fianchi ed eventualmente ricordatevi l'importanza delle mani appoggiate alla spalliera della sedia e ricordatevi il tronco, questa cosa dell'ombelico un pochino tenuto in dentro che vi dà stabilità. Il movimento è questo inizialmente, sollevo prima un ginocchio e poi l'altro, stesso identico movimento che viene fatto anche se siete seduti. Se siete seduti dovete tenere presente che questo movimento dal punto di vista muscolare sarà decisamente più impegnativo che se lo state facendo in piedi. Quindi chi lo sta facendo seduto ogni tanto si può riposare, chi lo sta facendo in piedi no. Vabbè, no per modo di dire, se siete stanchi ovviamente vi potete riposare. Se siete invece in piedi, quello che vi chiedo è di portare l'attenzione su questo momento, cioè quando ho sollevato la gamba e trovo una posizione di equilibrio che teoricamente potrei tenere fino a che non mi stufo, che è diverso da fino a che non cado. Quanto sollevare il ginocchio
Dipende dalla mobilità principalmente delle vostre anche. Tenete conto che se le anche non sono molto mobili e sollevate molto il ginocchio, potreste compensare scortando il bacino e quindi andare fuori asse. Quindi è meglio fare un lavoro più basso e mettere l'attenzione e l'enfasi sulla posizione di equilibrio piuttosto che concentrarsi sul sollevare molto la gamba e rischiare invece l'equilibrio di perderlo. Ora, riappoggiamo un attimo ancora tutti e due i piedi a terra e da seduti o da in piedi andiamo nuovamente a riportare l'attenzione sui piedi. E nel dettaglio faremo questo. Solleviamo le punte dei piedi il più possibile e poi le riappoggiamo. Ora, se siete seduti potrebbe esservi di aiuto spostare i piedi un pochino più in avanti, lontano dalle gambe della sedia. Se siete in piedi, questa è una posizione di quelle in cui l'equilibrio viene stimolato molto pesantemente. Perché? Ve la faccio vedere di profilo. Quando sollevo le punte dei piedi, dovrei riuscire a muovere soltanto le caviglie e tutto il resto del corpo dovrebbe rimanere fermo, un pezzo unico. Questo però fa sì che la possibilità di perdere l'equilibrio andando indietro sia maggiore. Ed è per questa ragione che in questo esercizio, almeno nelle fasi iniziali, le mani appoggiate alla spalliera della sedia sono molto importanti. Poi potete decidere di provare a staccarle, ma dovete muovervi lentamente per permettere al corpo di capire quello che gli state chiedendo di fare ed eventualmente mettere in atto dei meccanismi per evitare di perdere l'equilibrio. Adesso, sempre da questa posizione, uniamo due movimenti che abbiamo appena fatto, e cioè ci alziamo sulle punte dei piedi, riappoggiamo giù i talloni a terra e subito solleviamo le punte dei piedi. Quindi cosa facciamo? Andiamo su con i talloni il più in alto possibile, torniamo giù, andiamo su con le punte più alte possibili. Ancora una volta, da seduti è più facile, dai piedi c'è una doppia stimolazione per l'equilibrio e una piccola richiesta in più. L'esercizio da in piedi ad un certo punto potrebbe portarvi a fare questo lavoro, spingendo la pancia in avanti per salire e spingendo il sedere indietro per andare sui talloni. E sappiate che questo tipo di lavoro è estremamente pericoloso perché acquisisco uno slancio che poi potrebbe portarmi indietro con il sedere, e cioè sostanzialmente a finire con il sedere per terra. Lavorate lentamente andando a cercare proprio il movimento più completo e preciso in ciascuna posizione. Ora però vediamo un ultimo esercizio, per cui sempre potete tenere le mani appoggiate alla spalliera della sedia e che allo stesso modo potete fare anche da seduti. Lavoreremo con una gamba alla volta e lavoreremo in questo modo. Anzi, prima di partire vi do un consiglio. Se avete capito che l'equilibrio è abbastanza buono, potete mettere la sedia di lato come ce l'ho io in questo momento. Faremo questo tipo di lavoro. Una gamba sale e scende. Una gamba sale e scende. Da seduti la gamba si stanca in fretta e quindi ogni tanto ci si riposa. Da in piedi ci sono tre differenti possibilità di esecuzione di questo esercizio. La prima è questa. Ogni volta che riporto giù il piede destro a terra, lo riappoggio e ci metto il peso del corpo. Faccio così, torno lì e distribuisco il peso su due piedi. Metto il peso sul sinistro, alzo il destro, torno con il peso distribuito. Esercizio molto utile se avete dei problemi di freezing, perché spesso questa roba nasce, il problema, dall'incapacità di trasferire il carico da due piedi a un piede. Quindi questo esercizio potrebbe esservi utile per allenare lo sblocco di quel circuito che ogni tanto non funziona. L'altro modo di fare l'esercizio è riappoggiare solo la punta del piede a terra, quindi il peso del corpo è sulla gamba sinistra e sta sempre sulla gamba sinistra. In ultimo, posso farlo ancora più difficile, decidendo che il piede destro io non lo riappoggio più a terra, quindi l'esercizio diventa faticoso per la gamba destra e per la gamba sinistra e con l'aggiunta dell'equilibrio. Quindi ci sono tre differenti possibilità di eseguire lo stesso movimento e poi avete ancora la variabile
mani appoggiate, mani sollevate. Ma a questo punto credo che la gamba destra si sia stancata, quindi possiamo passare tranquillamente all'altra gamba con le stesse identiche modalità. Anzi, per rendere la cosa più interessante, io vi consiglierei comunque di provare a farle tutte e tre, perché allenano tre sistemi differenti e perché così almeno le ho provate tutte. Poi alla fine posso dire quale delle tre mi ha dato una sensazione migliore, quale delle tre mi è sembrata più utile. Questa mattina una persona che segue abitualmente queste lezioni e che non è di Milano e quindi di solito non fa lezione con me in palestra mi ha scritto dicendomi che da quando segue queste lezioni il suo equilibrio è migliorato tantissimo ed è stata forse la maniera più carina di cominciare la giornata che potessi chiedere. Ora riappoggiamo anche questo piede sinistro a terra e siccome posso sospettare che magari un pochino stanchi siete tutti, torniamo a sederci. E ora che siamo seduti, facciamo il trucchetto, cioè facciamo un minuto di ascolto della posizione, così ripigliate fiato. Dunque, nell'ascolto della posizione mettiamo le seguenti cose. I piedi che devono essere appoggiati entrambi sul pavimento a una larghezza pari a quella dei fianchi. I glutei che devono essere entrambi appoggiati sulla sedia con una suddivisione del peso tanto a destra quanto a sinistra. Le ginocchia che devono essere a una distanza tra loro uguale a quella dei fianchi e dei piedi. E poi, visto che ci siamo, il collo e le spalle. Il collo, le spalle, questa regione, dovrebbe essere il più possibile libera da tensioni muscolari. Ci sono diverse posizioni in cui potete provare a mettere le braccia per vedere quale di queste posizioni vi dà la sensazione di minor accumulo di tensione. Per molte persone è questa con le braccia appoggiate sulle gambe, per altri è questa con le braccia abbandonate lungo il corpo. E quando dico abbandonate dovreste proprio averle lì appese, come se fossero dei sacchetti pieni di sabbia. Da questa posizione con le braccia appese ai lati del corpo partiamo appunto a fare il prossimo esercizio, che prevede i piedi bene piazzati a terra, il sedere bene appoggiato sulla sedia e la schiena staccata dallo schienale. Dunque, cominciamo a inclinare il busto di lato da una parte e poi dall'altra. Ciò che dovete cercare di fare non è arrivare con la mano a terra, ma è abbandonare il peso del busto, prima di tutto della testa, quando sono di lato. Allora come faccio? Qui prendo aria, mentre butto fuori l'aria vado giù. Immaginate di essere come dei palloncini che si sgonfiano. Quando avete buttato fuori tutta l'aria, respirate e poi mentre buttiamo fuori l'aria andiamo dall'altra parte a fare la stessa identica cosa. Qui è uno di quei momenti in cui vi chiedo di abbinare il movimento alla respirazione e vi chiedo anche un pezzetto di più, visto che ci siamo. Non solo abbino il movimento alla respirazione, ma, visto che stiamo parlando di attenzione alla respirazione, dedico maggiore attenzione alla fase in cui vuoto i polmoni, quindi sto qui vuoto, 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 cerco di svuotare completamente. Poi quando respiro faccio una inspirazione normale, prendo un quantitativo normale di aria e poi mentre vado di là la butto fuori e di nuovo, ancora una volta, cerco di strizzare i polmoni per svuotarli il più che posso. Ora andiamo a inserire un pezzettino in più in questo esercizio che è rappresentato dal braccio. Fuori l'aria vado di lato, lascio il peso della testa, svuoto i polmoni e intanto il braccio opposto va in alto e tira verso il soffitto il più possibile. In questa posizione sentite la mano, tirate con la mano verso il soffitto più che potete, proprio per stirare tutto il fianco. Quando poi l'aria è finita, il braccio scende, il tronco va dall'altra parte e ci si stira esattamente nello stesso modo anche dall'altra parte. Mentre continuate a fare questo esercizio, vorrei che portaste l'attenzione sulle spalle.
Le spalle e le braccia spesso sono delle zone un po' dolenti. Magari facendo questo esercizio, tirando il braccio in alto, la spalla si lamenta e quindi sta a noi capire quanto possiamo chiedere alla spalla. Cioè, se vado di lato e porto il braccio qui e il braccio qui già mi fa male o comincia a farmi male, il mio movimento del braccio si deve interrompere qua. Invece se dall'altra parte il braccio va tranquillamente fino in alto, lo porto fino dove arriva. Cioè, ogni volta in cui lavoreremo con le braccia, ciascun braccio farà il meglio che può. La prossima volta in cui torniamo in centro con il tronco, poi ci fermiamo qua. E andiamo a fare un lavoro che è sempre di mobilizzazione, ma della colonna e contemporaneamente delle anche. Segniamoci indietro sulla sedia, dietro, dietro, dietro col sedere e con la schiena che tocca lo schienale. Quello che stiamo per fare adesso è super utile per quando vi dovete alzare dalle sedie, perché il trucco per alzarsi, e ve l'avranno detto un milione di volte, è portarsi con il sedere davanti della sedia, così le cose sono più facili. Allora, quello che facciamo adesso parte dall'esercizio precedente, dove noi dondolavamo con il busto, ma questa volta nel dondolare con il busto solleviamo un po' il gluteo da una parte, dall'altra, da una parte e dall'altra. Vedete, il tronco non fa più una curva, è come se io fossi in un busto e quindi come un burattino mi muovessi con delle piccole oscillazioni a destra e a sinistra. Se poi guardate ciò che faccio con i piedi, capite che quel movimento lì del piede può aiutare. Dunque, anche se queste oscillazioni sono piccole, quelle che fate col tronco, non ha importanza. Quello che dovreste sentire, quello che dovreste cercare come sensazione è il gluteo sinistro che si alza, anche solo lo spazio di farci passare un foglio sotto dalla sedia, e poi il gluteo destro. Quando io comincio a fare questo movimento, siccome il mio corpo comincia ad accumulare un movimento elastico, il sollevamento dovrebbe diventare più facile. Ora, riappoggiamoci un attimo. Se questo che abbiamo appena fatto vi è sembrato mediamente difficile, quello che sto per fare adesso vi piacerà da morire. Allora, la base è sempre la stessa, un gluteo alla volta che si solleva un pezzettino dalla sedia, ma non mi accontento più di sollevarli. Nel momento in cui lo sollevo il gluteo lo porto in avanti, ovvero cammino con il sedere per portarmi sul davanti della sedia. Mi sono staccata dallo schienale. Una volta che sono qui davanti, cammino con il sedere per tornare a riappoggiarlo contro lo schienale. Non è facile, lo so. Guardate che cosa faccio con i piedi e con le braccia per aiutarmi nel movimento. Con i piedi cammino in avanti e poi cammino indietro. Cammino in avanti e questa cosa mi aiuta. E poi cammino indietro. Se io sollevo e basta, non vado da nessuna parte, inclino solo lateralmente. Per venire avanti devo lavorare anche con il tronco. In che modo? Oscillando e dondolando. E quindi dovete dare... Immaginate proprio di camminare, eh? Usate le braccia piegate per aiutarvi. Cammino, 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 cammino. E nello stesso identico modo quando vado indietro. E vi accorgerete che il lavoro delle braccia, che tirano, 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 vi aiuta molto a venire sul davanti della sedia. Esattamente come quando io cammino, il movimento delle braccia in sincrono mi aiuta a dare ritmo alla marcia, a dare stabilità alla marcia. Poi vi siete mai chiesti per quale ragione quelli che corrono i 100 metri lavorano con le braccia come dei dannati e hanno quelle braccia così muscolose? Perché anche da lì prendono spinta per andare più veloci. Quindi dobbiamo imparare a usare le braccia e a far sì che le braccia ci siano di aiuto quando dobbiamo muovere anche la parte inferiore del corpo. Adesso però fermiamoci sul davanti della sedia e incrociamo le braccia. La mano destra sul gomito sinistro e viceversa.
Ora, prima di partire nel fare l'esercizio, vi chiedo per cortesia di controllare come sono i piedi, che dovrebbero essere paralleli tra di loro, alla larghezza dei fianchi. E soprattutto sentite l'appoggio del piede a terra, che è la ragione principale per cui durante queste lezioni io lavoro sempre con i piedi scalzi e voi dovreste fare la stessa cosa o lavorare con un calzino sottile, perché è importante, è fondamentale sentire i piedi. Se li sento, ho un sacco di informazioni utili che mi permettono già di costruire l'equilibrio dalla base. Allora, torniamo alle braccia, incrociate mani sul gomito opposto. Quello che facciamo ora è, inspirando, possibilmente con il naso, portare le braccia verso l'alto e poi, mentre butto fuori l'aria, portare le braccia in basso. Allora, mentre facciamo l'esercizio, vi do tutte le richieste, perché l'esercizio così è banale. Le richieste sono queste. Una, sono seduto sul davanti della sedia e rimango seduto sul davanti della sedia senza continuare a oscillare con il busto per compensare il movimento. Vale la regola di prima delle braccia. Se a un certo punto io mi devo fermare perché le spalle cominciano a lamentarsi, mi fermo e torno giù e ripeto il movimento arrivando non dove sento male, ma fermandomi prima di quando sento male. Se poi c'è un braccio che non ce la fa, faccio il movimento con il braccio che ce la fa. Sarebbe bello arrivare con le braccia qua, intorno alla testa o addirittura al di là della testa, ma mi rendo conto che è una cosa che non a tutti viene. Poi magari la testa non passa in mezzo alle braccia, magari non passa in mezzo alle braccia semplicemente perché avete troppo poco spazio, quindi afferrate l'avambraccio invece del gomito e provate. Ma se la testa non passa in mezzo alle braccia perché le spalle sono rigide, è inutile piegare la testa in avanti, perché tanto lo scopo non è infilare la testa in mezzo alle braccia. Lo scopo è inspirare e estirarsi ed espirare rilassandosi. Ora, invertiamo la posizione delle mani. Guardatevele, quella che c'è all'esterno passa da dentro. E poi facciamo lo stesso identico lavoro. Quindi, in buona sostanza, continuate l'esecuzione dell'esercizio. Qual è l'obiettivo principale di questo esercizio? Beh, diciamo che uno è mobilizzare le spalle. Due è favorire l'estensione della colonna. Quando porto le braccia in alto, questo movimento dovrebbe aiutarmi a crescere, a estendere bene la colonna. Tre, posso dedicarmi alla respirazione, all'attenzione alla respirazione. Così come quando abbiamo fatto questo di lato, prima vi ho chiesto di mettere attenzione alla respirazione quando buttavate fuori l'aria, qui vi chiedo attenzione qui quando prendete aria, porto le braccia in alto, prendo aria dal naso, tengo la posizione fino a che non ho riempito completamente i polmoni, devo avere la sensazione di essere tutto pieno d'aria, poi butto fuori. E quando butto fuori, mi fermo con le braccia qua, incrociate, fino a che non ho la sensazione di aver strizzato i polmoni e svuotato completamente i polmoni stessi. Ora rilassiamo le braccia ai lati del corpo e stiamo col sedere sul davanti della sedia e arrotondando la schiena andiamo ad appoggiare il dorso, la parte alta della schiena, contro lo schienale. Vi ricordate che all'inizio vi ho chiesto di trovare una sedia che vi permettesse di avere bene i piedi appoggiati a terra. E qui, adesso, è proprio il momento in cui, pur essendo in una posizione un po' poco elegante, poco composta, dobbiamo comunque avere la schiena bene appoggiata, i piedi bene appoggiati. Da questa posizione iniziamo a fare un lavoro di questo tipo. Con due mani prendo un ginocchio e lo porto verso di me mentre butto fuori l'aria. Quando respiro lascio andare la gamba, riappoggio il piede a terra e poi mentre butto fuori l'aria porto l'altra gamba verso il petto. Il movimento, l'esercizio in sé è questo. Fuori l'aria mentre porto la gamba da me, respiro mentre torno giù e così lo stesso dall'altra parte. Ci sono sempre i piccoli dettagli che fanno la differenza. Quali sono? Innanzitutto,
quando tiro il ginocchio da me e butto fuori l'aria, provo a pensare alla pancia, alla zona dell'ombelico e a tirare in dentro l'ombelico, come per allacciarmi un paio di pantaloni stretto, mentre butto fuori l'aria. Poi, quando sono qua e tiro dentro l'ombelico e butto fuori l'aria, sto qui fino a che non ho svuotato completamente i polmoni. Poi respiro normalmente e lo faccio dall'altra parte. Guardate il collo e le spalle. Tenete le braccia vicino al corpo, non con i gomiti qui. Tenete le spalle basse. In realtà non c'è bisogno di una forza mostruosa per portarsi la gamba vicino al petto. E tra l'altro, lo scopo dell'esercizio non è appoggiarsi la coscia contro il petto, eh? Attenzione! Quindi pensate alla respirazione. Quindi pensate all'ombelico che va in dentro e il movimento delle gambe poi fa parte dell'esercizio, ma non è la cosa fondamentale. Già, la cosa fondamentale rimangono la respirazione e l'ombelico che ritroviamo nel prossimo esercizio, che è questo. Praticamente è lo stesso che abbiamo appena fatto, ma senza mani. Quindi le mani le lasciate giù, rilassate ai lati del corpo. Porto la gamba vicino a me, stesso movimento di prima, poi rilascio, poi porto l'altra gamba e poi lascio. Qual è la differenza? La differenza è rappresentata dal fatto che qui non sono più le braccia che mi fanno venire la gamba bene vicino al corpo, ma devo tirare dentro l'ombelico attivando la parete addominale e continuare a tirare dentro l'ombelico insistendo fino a che non ho svuotato completamente prima di lasciare andare la gamba. E se ci fate caso, qua sentite la muscolatura che lavora. Questa zona, questo muscolo in particolare della parete addominale che stiamo facendo lavorare tirando in dentro così con intenzione l'ombelico, è fondamentale perché dà solidità alla parte bassa della colonna, fondamentale per l'equilibrio. Ora, la prossima volta in cui ci ritroviamo con tutti e due i piedi appoggiati a terra, possiamo staccare la schiena dallo schienale e, sebbene io sappia che molti di voi speravano di non sentirmelo dire ancora durante questa lezione, in piedi. Mi dispiace, ma è così. Allora, torniamo in piedi dietro la sedia. Ricordatevi che la spalliera della sedia è un elemento fondamentale per aiutarvi per l'equilibrio. Ricordatevi, se non l'avete ancora fatto, di bere magari un goccio d'acqua, così intanto ripigliate fiato un secondo, e allo stesso tempo che in qualsiasi momento non vi sentiste particolarmente in forma e desideraste interrompere la lezione o anche solo prendervi una pausa, vi sedete, prendete una pausa, se poi ce la fate ripartite, altrimenti per oggi potete dire di aver lavorato a sufficienza. Dunque, siamo dietro alla spalliera della sedia e abbiamo le mani appoggiate alla spalliera della sedia, così che noi possiamo concentrare tutta l'attenzione sul movimento che andremo a fare. Io la sedia, come al solito, la sposto di modo da permettervi di vedere bene ciò che faccio con i piedi. Dunque, tengo le mani appoggiate alla spalliera della sedia ed esattamente come ho fatto l'altro giorno, comincio a muovere il piede destro. Porto il piede destro in fuori e poi lo riporto vicino al sinistro, ma non uniteli per favore. I piedi uniti rappresentano una base d'appoggio piccola e una base d'appoggio piccola non è una grande idea per l'equilibrio. Poi metto il piede sinistro fuori e poi lo riporto vicino al destro. Che cosa dobbiamo fare? Una specie di passo allungato, un affondo da una parte e tornare indietro e la stessa cosa farla dall'altra parte. A che cosa devo fare attenzione? Beh, allora, prima di tutto, non dovete sentire male alle ginocchia. Se sentite male alle ginocchia, questo esercizio potrebbe essere da saltare. Poi, quando io faccio il passo in fuori, faccio un passo grande. Grande. Se faccio un passo piccolo, qua, rischio di sbilanciarmi lateralmente col tronco, col bacino. Io faccio un passo grande che va anche in controtendenza con quello che nella vita di tutti i giorni fate,
passi piccoli, no, passo grande, sono al sicuro, ho le mani appoggiate sulla sedia, quindi mi concedo un passo grande. Quando sono qua, metto bene il peso sulla gamba che ho spostato, in modo da sentire questa muscolatura qui che lavora, e allo stesso tempo però tengo tutto il piede piazzato per terra. E parlando del piede, guardatevi ogni tanto per verificare che quando lo spostate il piede rimanga realmente parallelo all'altro e che non se ne vada tipo girandosi in fuori. Questa cosa ve la sto chiedendo principalmente perché stiamo cercando di lavorare in asse con la muscolatura. Altra cosa, tenete il tallone giù, appoggiate bene punta e tallone. In ultimo, questo esercizio ha sempre un pochino quel lavoro di prima, cioè sto facendo un trasferimento del peso del corpo da due piedi, di lato, torno in centro, sposto il peso, sposto il bacino e sposto il peso, sposto il bacino e sposto il peso. Insegno anche al mio corpo che cosa accade quando ci sono degli spostamenti laterali. Insegnare al corpo che cosa accade significa dargli una serie di informazioni di cui lui fa tesoro e che può recuperare e riutilizzare nel momento in cui io dovessi perdere l'equilibrio di lato per qualsiasi motivo. Ora, fermiamoci un attimo in centro e anche se avete fatto questo esercizio con le mani staccate dalla spalliera della sedia, ora per il prossimo esercizio, per favore, ripartite con le mani appoggiate. L'esercizio che sto per fare ricalca quello che abbiamo appena fatto, e intanto mentre io spiego voi respirate, ma lavoreremo con una gamba soltanto alla volta, in questo modo. Il piede destro va dove andava prima e poi torna indietro. Sempre lui esce e sempre lui rientra. Questa però è la fase iniziale dell'esercizio, diciamo il riscaldamento, come se avessimo bisogno di fare il riscaldamento dopo 40 minuti che ci stiamo muovendo. Vabbè, fa niente, concedetemelo. Per renderlo più difficile, che cosa possiamo fare? Allora, le mani ce le avete appoggiate sulla spalliera della sedia. Invece di stare aggrappate alla spalliera, potete provare ad appoggiarvi solo con le punte delle dita. Oppure possiamo provare ad appoggiarci con una mano, per esempio. Ma adesso modifichiamo quello che accade nel piede. Vado fuori. Piego la gamba, faccio un passo grande, torno indietro, il piede destro non lo appoggio più a terra, è qui, un po' sollevato, lo rimetto là e poi torno qui, con il piede un po' sollevato. Adesso la capite l'importanza delle mani appoggiate sulla sedia, eh? Allora, quando faccio uno spostamento grande in fuori, creo le condizioni fantastiche per poi costruire un bel equilibrio quando torno indietro. Più vado in fuori e più quando torno il mio corpo dovrà lavorare, organizzarsi per far sì che io trovi una posizione di equilibrio statico. E proprio questo qui è l'ultimo particolare prima di passare all'altra gamba. Quando tornate nella posizione di equilibrio, anche se io non vi posso vedere, voi dovete farmi vedere che è una posizione che avete cercato e voluto e trovato qua, perché se no, se faccio questo, non ha nulla a che vedere con una posizione di equilibrio, ok? Ora, riappoggiamo un attimo entrambi i piedi a terra e vi è venuto il fiatone? Recuperate un attimo, perché poi anche avere il fiatone è un elemento che va a scardinare un pochino l'equilibrio, è l'affanno respiratorio. Appoggiate le mani sulla spalliera della sedia. Ciò che il corpo fa con il lato destro non sempre lo fa esattamente uguale con il lato sinistro, quindi nel partire con l'altra gamba ripetiamo per favore tutti gli step della progressione che abbiamo appena fatto, e cioè il primo dove sposto semplicemente il carico da fuori a dentro riappoggiando il piede, quando vedo che la roba funziona provo a sollevare giusto un po' il piede. E se poi vedo che la roba funziona, funziona, provo ad alzare un pochino di più il piede e comunque sempre, anche se avete le mani appoggiate alla sedia, ci deve essere questa attenzione, questa ricerca della posizione di equilibrio. Le mani ovviamente le potete tenere appoggiate
E ricordatevi che potete tenerle appoggiate anche solo e semplicemente non perché ne avete bisogno, perché se le togliete cascate, ma ne avete bisogno per sentirvi più tranquilli e poter pensare meglio a trovare questa posizione. E l'ultima pezzettina, così ne facciamo ancora qualche ripetizione, vi ricordo che sollevare molto la gamba potrebbe non essere una bella idea, perché potrebbe sbilanciare la posizione e rendere l'equilibrio più complicato. Ma adesso potete finalmente riappoggiare i piedi a terra e, sentite la bella notizia, possiamo anche finalmente riappoggiarci proprio sulla sedia. Qui c'è il solito minutino di ripresa fiato che vi consiglierei anche di utilizzare magari per bere un attimo. E facciamo sempre quel lavoro di ascolto della posizione. Seduti sul davanti della sedia, con i glutei bene appoggiati, il gluteo destro che si prende lo stesso quantitativo di peso del gluteo sinistro, e certo, questa cosa la sentite meglio se avete scelto una sedia che non abbia la seduta imbottita, perché sentite gli ischi, queste ossa qua sotto, che appoggiano bene sul legno della sedia. Poi abbiamo la colonna che è eretta e lo sguardo che è rivolto in avanti all'orizzonte, e le spalle e il collo che cercano di stare senza tensioni, rilassati. Proprio sulla colonna andiamo a fare adesso un altro esercizio di mobilizzazione, per cui dietro di voi, dietro al sedere, sulla seduta, appoggiamo le mani con i palmi che stanno sulla seduta e le dita rilassate che cadono verso terra. Questo esercizio vedrà tre richieste contemporanee. La prima è relativa alla mobilizzazione della colonna. Faremo un movimento in cui arrotondiamo la colonna in avanti il più possibile, portando il mento vicino allo sterno e tirando indentro l'ombelico, e cercheremo di fare una curva ampia, tutta una curva. Durante questa curva vuoteremo i polmoni usando la bocca, e nello svuotare i polmoni cerchiamo di strizzarli, svuotarli fino in fondo, di tenere la posizione fino a che non abbiamo la sensazione di aver vuotato tutta l'aria possibile. A quel punto, usando il naso, inspirando, lavoreremo la colonna in estensione, e nella fase finale porteremo le spalle indietro, le scapole vicino alla colonna e il petto in avanti. E qui prenderemo aria dalle narici, cercando di prendere quanta più aria possibile, fino ad avere la sensazione di aver riempito tutta la cavità toracica e anche il collo, lo so che non è possibile, anche la cavità orale, di aria prima di buttarla fuori. Allora, se mi giro, vediamo meglio il movimento della schiena. I piedi sono bene piantati a terra. Quando espiro dalla bocca, arrotondo la schiena, l'ombelico va in dentro, il mento va verso la gola, le spalle sono rilassate, la testa è appesa. Quando poi devo prendere aria, uso il naso, raddrizzo la schiena. Qui premo un pochino con le mani sulla seduta per aiutarmi a estendermi, e poi le spalle vanno indietro, il petto viene in avanti. Fate attenzione alla testa, perché non faccio questo. La testa rimane in asse, continuo a guardare davanti, l'attenzione è a questo pezzo della colonna. Sterno, osso centrale del petto che viene portato in avanti, e poi butto fuori l'aria e arrotondo di nuovo la schiena. Quindi, mentre proseguite nell'esecuzione di questo esercizio, vi ricordo quali sono i temi fondamentali. La colonna che passa da una posizione più curva possibile a una più estesa possibile, la respirazione che passa da un momento con i polmoni totalmente vuoti, laddove possibile, a un momento di polmoni totalmente pieni, e la respirazione ancora una volta perché l'aria entra dal naso. Inspirate forte usando le narici, come se doveste riempire le narici di un profumo molto buono che state inalando, e poi quando svuotate usate la bocca,
la facciate uscire dalla bocca l'aria come se fosse un sospiro, ma non uno sbuffo, un sospiro lento, lungo, prolungato che va fino allo strizzamento, svuotamento totale dei polmoni. La prossima volta in cui poi ci troviamo con la colonna eretta e il petto in fuori e le spalle indietro, terminiamo la inspirazione. Poi quando sarà ora di espirare faremo una roba molto semplice. Espirando rilasseremo semplicemente le braccia e le spalle. L'allungamento, l'estensione che abbiamo preso, che abbiamo portato a casa della colonna, invece quella ce la teniamo, eh? Siamo belli dritti con la schiena. Ora, all'inizio della lezione vi avevo chiesto di procurarvi un cuscino abbastanza duro, consistente, oppure una palla di spugna se l'avete a casa. Ed è proprio con il cuscino ripiegato, la palla di spugna, che andremo a fare adesso gli ultimi esercizi. Lo posizioniamo tra le ginocchia, il cuscino o la palla che sia, e prima di cominciare a lavorare fate attenzione alla posizione da seduti, che deve essere quella solita, glutei entrambi appoggiati, piedi alla larghezza dei fianchi, bene piantati sul pavimento, braccia rilassate, sguardo rivolto all'orizzonte. Durante la fase di espirazione, sempre attraverso la bocca e sempre tirando in dentro l'ombelico, comprimete la palla o il cuscino quanto più possibile. Potrebbe essere che ad un certo punto, più di così, la palla o il cuscino non si schiacciano, ma voi avete ancora aria nei polmoni da buttare fuori. Bene, continuate a schiacciare quello che avete tra le ginocchia fino a che non avete finito di svuotare i polmoni. Solo allora, prendendo aria, separiamo piano piano le ginocchia. E poi di nuovo, buttando fuori l'aria, schiacciamo nuovamente. Quindi, facciamo ancora un po' il riassunto. Il riassunto prevede la schiena ferma, diritta, nessuna oscillazione del tronco. Se avete qualcuno vicino, chiedetegli di guardarvi per vedere se state, tipo, non so, facendo questo per stringere di più. La respirazione, fuori l'aria dalla bocca quando stringo le ginocchia, dentro l'aria dal naso quando allargo. Quando stringo, stringo più che posso, stringo, 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 continuo ad insistere, stringo più che posso. Quando apro, inspirando, aprite così tanto che se per caso apriste un millimetro di più, quello che avete tra le ginocchia cascherebbe. Così facciamo anche un lavoro di educazione, no? A sentire fino a dove posso lasciare senza perdere la presa. Adesso interrompiamo questo movimento qua e tenendo la palla tra le ginocchia e stando seduti sul davanti della sedia, ritorniamo un attimo ad appoggiarci con il dorso contro lo schienale. E una volta che avremo il dorso contro lo schienale e i piedi bene appoggiati a terra, andremo a fare questo, prometto, ultimo esercizio difficile, e lo dico già che è un po' difficile. Dico anche che è più difficile se avete la palla di spugna tra le ginocchia piuttosto che un cuscino. Va bene, vediamolo. Allora, mentre butto fuori l'aria dalla bocca, tiro dentro un pochino l'ombelico e stendo una gamba in avanti e poi la riappoggio mentre respiro. Quando stendo la gamba in avanti butto fuori l'aria, quando la ripiego respiro. Qual è la parte veramente difficile di questo movimento? E questa cosa la notano di più quelli che hanno la palla che potrebbe rotolare e scappare, è che spesso si porta l'attenzione, sempre, si porta l'attenzione sul movimento delle gambe che si devono piegare e distendere e si perdono di vista altri dettagli fondamentali. Primo fra tutti, il fatto che le ginocchia devono comunque stringere un pochino per evitare di perdere la palla e che questa spinta che sto facendo la devo fare per tutto il movimento. Se avete la palla tra le ginocchia e la state perdendo è perché nella maggioranza dei casi fate così, fate oh sono arrivato oppure oh sono arrivato. Nel momento in cui io mentalmente penso di essere arrivato in fondo al movimento e lo lascio andare,
In quel momento mollo la contrazione e quindi perdo ciò che ho tra le ginocchia. Se volete farlo più difficile questo lavoro, magari quando lo fate voi a casa per i fatti vostri, potete invece di mettere una palla o un cuscino che magari sono fatti di un materiale che con i pantaloni aderisce un pochino e non scivola, provate a prendere un libro, un bel libro, 300 pagine, e provate a fare questo lavoro tenendo il libro tra le ginocchia e vi accorgete immediatamente di come scivola via. Ora, riposiamoci tranquillamente, ciò che avevamo tra le ginocchia lo possiamo riporre e per l'ultima volta torniamo a sederci qua sul davanti della sedia. Da questa posizione, ora uniamo i piedi uno contro l'altro, bordi dei piedi perfettamente aderenti, schiena diritta. Tengo i talloni appiccicati uno contro l'altro e giro le punte dei piedi in fuori più che posso. Le richiudo, richiudendo perfettamente gli alluci e poi le riapro. Le chiudo e le apro. Mentre cambiamo di posizione, sollevate bene i piedi da terra prima di riappoggiarli. Quindi il movimento è alzo, ruoto, appoggio. Alzo, ruoto, appoggio. Se fate attenzione, giuro sto zitta un attimo, provate a sentire se sentite un rumore di piede che striscia per terra, perché il rumore di piede che striscia per terra significa che non li state alzando sufficientemente. E chiedete a chi vi sta vicino, oppure fate attenzione voi, che cosa state facendo con il tronco mentre fate andare i piedi. Ora, la prossima volta che chiudiamo le punte dei piedi facciamo lo stesso lavoro all'opposto, gli alluci rimangono vicini, i talloni si aprono più che possono, poi si richiudono, alzo, apro, alzo, chiudo, gli alluci non si separano mai, gli alluci o le cosiddette cipolle quando avete i piedi chiusi, i talloni si alzano tantissimo e ruotano all'esterno. E poi uniamo i due movimenti. Ah, dunque, punte con i talloni uniti, talloni, punte, talloni. Andate in fuori fino a dove la mobilità delle anche ve lo permette. Poi tornate in dentro. Giro, giro, guarda qua, i talloni sono perfettamente uniti prima di riunire le punte. Quando apro le punte i talloni sono appiccicati uno all'altro. Apro, apro, fino a dove riesco. E quando chiudo devo tornare preciso da dove sono partito. Non è facile, visto? Sembra una sciocchezza. Quando uno comincia a farlo sembra banale, tornare esattamente precisi da dove si è partiti impone controllo del movimento. Ed è quello l'obiettivo principale di questo esercizio. La prossima volta in cui abbiamo i piedi girati all'esterno e le ginocchia separate, ci fermiamo in questa posizione e facciamo un esercizio di allungamento e di respirazione. Lo so, ho quasi finito. Allora, la mano destra scivola lungo la gamba destra andando verso il piede. Sentire lo stiramento del fianco, la testa è lasciata andare. Torno su, butto fuori l'aria e vado dall'altra parte. Come sempre vi ricordo che l'obiettivo non è arrivare con la mano alla caviglia o con la mano per terra. L'obiettivo è mobilizzare la colonna e stirare gentilmente le fasce muscolari sui lati del tronco. Questo significa che se io mi piego così e già sento stirare, bene, il mio esercizio è questo. L'escursione del movimento che voi date dipende dalla mobilità di ciascuno di voi e siccome a maggior ragione in questo momento non vi vede nessuno e non dovete dimostrare a nessuno di essere i contorsionisti del circo cinese, fate le cose compatibilmente con quello che il vostro corpo vi dice. Se volete aumentare lo stiramento possiamo recuperare un movimento che abbiamo visto prima, e cioè quello del braccio opposto che eventualmente si porta verso l'alto e aumenta lo stiramento. Ma come sempre focus sulla respirazione, fuori l'aria, sentire il peso della testa, non sentire male da nessuna parte.
piego il braccio, scendo giù, fuori l'aria vado dall'altra parte, peso della testa, eventualmente il braccio, aumento lo stiramento. Poi il braccio per scendere si piega e ritorna in centro. E la prossima volta in cui ci ritroviamo in centro con il busto, lo fermiamo qua in movimento e poi chiudiamo i piedi riportandoli uno vicino all'altro. Ora portiamo le braccia lungo il corpo e facciamo solo qualche respirazione a chiusura della lezione. I piedi li portiamo un pochino più avanti. Inspiro, porto le braccia in alto fino a dove riesco. Espiro, faccio scendere le braccia. Quando prendo aria le braccia salgono e quando butto fuori le braccia scendono. Quando vado in alto con le braccia e prendo aria, mantengo la posizione fino a che non ho respirato tutto quello che potevo respirare e poi butto fuori l'aria rilassando le braccia e buttando fuori tutta l'aria che ho nei polmoni. Ancora almeno due di queste respirazioni. Inspirate quanta più aria potete. Quando poi avrete finito le respirazioni, potrete rilassare le braccia ai lati del corpo e finalmente sedervi comodi sulla sedia. Perché la lezione per oggi finisce con questi esercizi di respirazione. Ma come sempre vi chiedo di rimanere seduti ancora un minuto, non tanto per ascoltare le cose che vi devo dire, quanto per essere sicuri che poi rialzandovi, dopo aver fatto soprattutto questi esercizi di respirazione, non ci sia il rischio che vi possa girare la testa. Allora, tra le cose che vi devo dire ci sono che questa settimana il calendario delle lezioni che andiamo a proporre è un pochino differente. Domani mattina alle 11 avrete la pratica di yoga con Elena. Domani pomeriggio, giovedì, alle 3 farò nuovamente lezione io perché non la farò venerdì. Infatti venerdì sulla pagina, questa, andrà in onda in diretta una conferenza della dottoressa Cassani, una nutrizionista esperta in malattia di Parkinson, del Centro Parkinson di Milano. La dottoressa Cassani ci parlerà di come è logico adeguare l'alimentazione in presenza della malattia di Parkinson. Essendo una conferenza in diretta, voi potrete scriverci tutte le domande che volete porre alla dottoressa e lei vi risponderà in diretta. Quindi domani mattina alle 11 c'è Elena con lo yoga, domani pomeriggio alle 15 ci sono io. Inoltre, grazie a una donazione di una società di Torino che si chiama White Ready, abbiamo attivato una nostra meeting room online. Che cosa significa? È come una specie di classe a cui potete accedere per vedere le lezioni e a cui soprattutto possono accedere le persone che, non avendo Facebook, vogliono comunque seguire queste lezioni. Se foste interessati, per voi o per delle persone che conoscete, a capire come si fa ad accedere a questa classroom, non dovete fare altro che mandarci un messaggio e noi vi spieghiamo tutto. Io vi consiglierei di farlo, anche perché è vero che queste lezioni io le faccio in diretta Facebook e adesso in contemporanea vanno anche nella classroom, ma oggi con Elena abbiamo messo a punto un calendario di lezioni di yoga che verranno trasmesse in streaming direttamente nella classroom e verranno tenute da lei. Quindi se volete arricchire in questo momento la possibilità di fare dell'attività motoria, io vi consiglierei di contattarci perché è un'occasione molto molto bella ed è un'occasione appunto di cui noi ringraziamo moltissimo White Ready, perché questo qui è veramente veramente un regalone che ci hanno fatto. Quindi non mi resta che salutarvi, ringraziarvi di aver fatto questa lezione. Siamo a vostra disposizione per qualsiasi tipo di domanda o informazione di cui doveste avere bisogno. Ci vediamo, ricordatevelo, domani alle 15 e non venerdì. Grazie a tutti, buon pomeriggio.